Allora, sindaco, le selezioni di Miss Italia a Pontcanavese è un evento davvero importante per il paese. È un evento molto importante, ringraziamo gli organizzatori dell'associazione Vivere Pont che hanno appunto organizzato questa cosa in collaborazione con noi, ma il merito va ribaltato sugli organizzatori. È un'occasione unica per il paese, in quanto essendo una selezione nazionale il paese ne troverà sicuramente giovamento, lustro dalla presenza di persone nuove, e potremo anche far ammirare il nostro paese che, essendo all'imbocco di due valli fantastiche, la Valle Soale e la Valle Orco, quindi avrà modo di mettersi un pochino in mostra come le bellissime ragazze e le famiglie che arriveranno da noi. Quale sarà più o meno il programma di questa giornata? Quindi ci sarà la sfilata delle modelle, poi questa sera appunto la sfilata in mezzo al paese, poi questa sera la sfilata proprio davanti a una giuria. Sì, il programma prevede sicuramente una giornata intensa per il paese, con manifestazioni, diciamo, già a partire dalla piazza, l'esposizione di auto e di moto d'epoca, anche grazie all'organizzazione del nostro assessore Giovanni Costanzo che si è prodigato per queste cose. Poi le ragazze passeranno presumibilmente per il paese a visitare il paese. Questa sera sì, ci dovremo cimentare con la giuria, vedremo di essere all'altezza. Grazie. Appunto, oltre a Miss Italia ci sono anche diverse auto e moto d'epoca che sono venute qui appunto per sfilare, e insieme alle ragazze di Miss Italia, insomma, un tutt'uno davvero importante. Sì, veramente è una grande cosa per il nostro paese, è un grandissimo evento, un evento che, diciamo, è nato circa all'inizio dell'anno, un po' di mesi fa, quando il vicepresidente dell'associazione Vivere Pont, Walter Portacolonne, mi ha telefonato, mi chiama e mi fa: Giovanni, la nostra associazione vorremmo portare una tappa di Miss Italia Pont. Ebbene, adesso oggi siamo arrivati. Questa sicuramente è una cosa importantissima per il nostro paese. Bisogna ringraziare tutte le associazioni, e in primis l'associazione Vivere Pont con il suo presidente Moreno Riva e il vicepresidente Walter Portacolonne, a cui si può soltanto dire bravi e complimenti per quello che sono riusciti a portare nel nostro paese. Grazie. Un ringraziamento, non come ultima cosa, alle associazioni che hanno collaborato per questo evento, all'associazione Vivere Pont, dal presidente Moreno Riva al vicepresidente Portacolonne Walter, e a tutte le persone che si sono prodigate per lavorare per questa cosa, molti volontari, diciamo l'amministrazione comunale porta a loro veramente un ringraziamento profondo, grazie davvero. Walter Portacolonne dell'associazione appunto Vivere Pont. Allora, un primo bilancio di questa giornata all'insegna di Miss Italia, delle Miss e insomma, di questa selezione a livello nazionale, però insomma qui a Pontcanavese. Allora, direi che è un primo bilancio molto positivo. Positivo perché siamo partiti in prima mattinata, quindi già dalle 10:30 era presente lo staff con la troupe, con tutte le ragazze concorrenti. Abbiamo visto veramente una grande partecipazione del paese, con tutte le manifestazioni e le foto scenografiche fatte nella piazza e nelle attività commerciali che hanno fatto da sponsor. Quindi direi soddisfacente la prima parte della giornata. Ci auguriamo ovviamente che prosegua così, con questo entusiasmo e con questa affluenza e con questa partecipazione, anche la serata dedicata poi ovviamente alla sfilata vera e propria. E le ragazze hanno potuto ammirare anche le bellezze di questo paese, di Pontcanavese, sono andate alla torre e anche hanno visitato il centro del paese, quindi un'occasione anche per far conoscere il paese a tutto, insomma, a tutti chi ci seguirà. Sì, questo è un po' lo scopo principale, diciamo che il fatto di voler organizzare delle manifestazioni di questo livello, di questa entità, non vuole essere solo un evento organizzativo fine a se stesso, ma abbiamo delle bellezze naturali, abbiamo delle caratteristiche che meritano di essere conosciute. Una di queste è quella che dicevi giustamente tu, la torre. Abbiamo avuto la possibilità di portare le ragazze concorrenti a Miss Italia alla torre per i servizi fotografici. Direi molto molto positivo sia l'entusiasmo dell'agenzia e delle ragazze, e sia sotto l'aspetto tecnico, perché abbiamo ammirato veramente uno spettacolo e una scenografia indimenticabili. Quindi penso che anche nelle ragazze questo ricordo rimarrà impresso nella mente a lungo. E poi chi lo sa, magari qualcuna vorrà tornare, è piaciuto talmente tanto il paese, il posto, che magari vorrà tornare con la propria famiglia, e quindi si fa anche un modo anche per far turismo, per far girare l'economia. Assolutamente sì, questo è un po' l'obiettivo. Noi siamo un paese di fondovalle, 3.200 abitanti,
purtroppo, come tutti sanno, oramai le aziende, le industrie qui da noi non sono più presenti per motivi tecnici, logistici. Quindi l'idea che abbiamo in questo momento è quella di provare a rilanciare le bellezze turistiche, e questo è uno degli eventi che probabilmente ci darà questa visibilità e porterà della gente a Pont per far sì che ci sia un movimento turistico notevole, che poi è l'obiettivo che abbiamo. Siamo qui con Moreno Riva, presidente dell'associazione Vivere Pont. Allora, è stato un grande successo questa manifestazione, le selezioni appunto di Miss Italia qui a Pont Canavese, e chi deve ringraziare? Insomma, ci sono dei ringraziamenti da fare sicuramente. I ringraziamenti innanzitutto vanno a tutte le persone che ci hanno dato una mano nell'organizzazione della manifestazione. È una manifestazione di una certa importanza, imponenza possiamo dire, e quindi c'è stato un grosso lavoro dietro. Il primo ringraziamento che voglio porre è al mio vicepresidente, perché è da mesi che stiamo lavorando incessantemente per arrivare a questo risultato. Devo dire che è stata una cosa ambita, molto sudata, però ha portato un buon risultato. Un ringraziamento va al comune di Pont Canavese, nell'amministrazione comunale, che ci ha dato l'opportunità di utilizzare gli spazi, il parco dove ci sarà questa sera la manifestazione, la sala consigliare, poter portare le ragazze in giro per il paese a valorizzare le bellezze architettoniche che abbiamo. E un ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno creduto nella manifestazione, come abbiamo creduto noi, cioè gli sponsor che ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto anche economicamente in questa avventura. E un plauso a tutti voi dell'associazione, insomma, per aver organizzato questa grande manifestazione. Grazie, grazie. Speriamo di poterne organizzare altre di questa portata. Come ho già detto nelle interviste precedenti, queste manifestazioni sono volte al tempo libero, ma sono volte anche al commercio. Infatti oggi abbiamo portato un po' di persone in giro nelle varie attività commerciali di Ponte, abbiamo smosso un po' l'indotto. Per quel poco che possiamo fare, vogliamo essere vicino anche a questa realtà del nostro paese. Walter, com'è nata questa idea di portare appunto una grande manifestazione qui a Pont Canavese? Cioè, non se ne vedevano così da tempo, diciamocelo. Sì, in realtà è una manifestazione che probabilmente sarebbe stato quasi impensabile di avere nel nostro paese. L'idea è nata da un'esperienza precedente, quando anni fa facemmo una prima manifestazione legata ad un concorso nazionale che era Bellezze d'Italia. Bellezze d'Italia voleva portare le vincitrici di questo concorso direttamente alle finali di Miss Italia. Quindi ci siamo detti, perché non provare ad arrivare direttamente a Miss Italia bypassando gli step precedenti. Da quest'idea abbiamo iniziato a crederci, abbiamo lavorato fin dall'inizio dell'anno, da gennaio a febbraio, per riuscire nel nostro intento, e fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di portare la tappa di Miss Italia direttamente a Pont, e questo ovviamente ci dà la visibilità e l'autenticità di quello che vogliamo fare, ovvero creare delle manifestazioni di livello, delle manifestazioni di qualità, per far sì che il nostro paese venga valorizzato e conosciuto a 360 gradi. Assolutamente sì. E tante ragazze qui a Pont che arrivano un po' da tutto il Piemonte, e quindi è ancora Miss Italia, nonostante abbia alle spalle più di 80 anni di manifestazioni, appunto ancora davvero suscita l'interesse di tante giovani ragazze che vogliono intraprendere questa iniziativa. Sì, sono venute tante ragazze a Pont nella giornata di oggi, le vedrete appunto questa sera sfilare, abbiamo potuto conoscere, abbiamo capito anche da dove arrivano, sono rimaste contente del nostro paese, abbiamo appunto, come ho detto prima, visitato diversi luoghi, e spero che possano tornare ben altre volte a Pont, non solo per il concorso di Miss Italia, ma anche per tanti altri avvenimenti o nella vita quotidiana, per una vacanza. Ecco, magari se noi non diciamolo, però diventasse Miss una di queste qua, può dire è stata Pont Canavese e è diventata Miss, quindi insomma. Sarebbe un orgoglio per Pont questa cosa qui, anche per noi che abbiamo organizzato. Certo. Chi lo sa, non diciamolo troppo forte, si vedrà. Speriamo. Siamo qui con Mirella Rocca, esclusivista di Miss Italia delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Siamo qui a Pont Canavese, seconda tappa delle selezioni di Miss Italia. Tante ragazze abbiamo visto oggi sfilare in paese e con davvero grande entusiasmo di partecipare a questo concorso. Sì, io direi che Miss Italia è un'istituzione storica. Come tutti sanno, siamo arrivati all'83esima edizione
Per me questo è il mio primo mandato, i miei primi mesi, delle prime tappe per la Regione Piemonte. Io ne sono onorata e sono onoratissima anche di essere qui a Pont Canavese, che è un bellissimo paese, ci hanno accolto benissimo e le ragazze si sono prestate veramente tanto a fare, diciamo, una promozione del territorio, una valorizzazione del territorio, e noi siamo contenti. E questa sera, diciamo che sarà un grande spettacolo. Perché Miss Italia serve anche a questo, quindi anche per sponsorizzare il territorio, per far girare l'economia, quindi insomma è molto importante. Certo, è anche un discorso di, essendo, diciamo, patrimonio, diciamo, storico, perché arrivando all'83esima edizione io penso che con Miss Italia si può lavorare con uno stile anche di valorizzazione del territorio, insomma fare un tour in diversi paesi del Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta, proprio per valorizzare, far conoscere sia ai giovani, alle nostre ragazze, sia al pubblico questi bellissimi paesi che ci sono anche qui in Piemonte. Quali saranno le prossime tappe di questo concorso, questa selezione? Allora, ce ne saranno tantissime, suddivise tra la Regione Liguria e la Regione Piemonte, però andremo a Giaveno, andremo a Venaria, toccheremo diversi paesi e poi arriveremo a Torino. Allora, un in bocca al lupo a tutte queste ragazze che questa sera sfileranno, immagino siano molto emozionate. Sì, nel backstage c'è grande emozione, sono tutte un po' così, però è bello questo, vivere proprio le grandi emozioni che offre Miss Italia.